i giudei affermavano la loro appartenenza a Dio, ma in realtà non lo conoscevano, a tal punto da non riconoscere il suo figlio unigenito. Succede così anche a noi oggi, quando, ritenendoci cattolici, affermiamo di fare la volontà di Dio, difendendo invece ciò che contrasta o annulla la vita e l'amore. È difficile capire dove è presente la verità se non si vive in stretta comunione con Gesù, se non si vive di vera preghiera e profonda umiltà. Impegniamoci oggi a distinguere la volontà di Dio dai nostri desideri. Questo discernimento è possibile solo se si sceglie di ascoltare la parola di Dio invece dei nostri sterili ragionamenti. Qual è il tuo rapporto con la verità? Pensi di guardare la realtà con oggettività? Riesci a discernere la voce di Dio dalla voce dei tuoi pensieri